primo probabilmente di una lunga serie di gameplay dedicato a, credo, il gioco. Forse ti ho messo il follow tramite qualche raid, ma sei il benvenuto, Nimris. Dicevo, primo gameplay di quello che è il gioco probabilmente più atteso del secolo, uno sviluppo tribolato, complicato, rimandato tante di quelle volte, che è tipo durato 7 anni, in altro po', se non qualcosa di più pure. In ogni caso, oggi comincerò Cyberpunk 2077. Voi che mi state seguendo da YouTube chiaramente avrete già letto il titolo, però se volete seguirmi come il signor Nimris qui presente nel canale Viola, trovate i link in basso. In generale, anche sul canale Viola in basso trovate tutti i banner con i link dei social e tutte le cose mie, eccetera. Se vi fa piacere, venite. Questo gameplay credo sarà assolutamente completamente introduttivo. Non so se avrò modo già di giocare nel mondo di gioco. Penso di sì, ma sarà comunque introduttivo perché io non so assolutamente nulla. Ho evitato altre live, ho evitato tutte le notizie che potessero darmi spoiler o comunque rovinarmi la sorpresa e il piacere di avviarlo. Quindi ci andremo a godere, mi andrò, perché ci andremo, non so voi se restate a guardare, perché può essere pure che vi annoiate, mi andrò a godere tutta la parte introduttiva della creazione del personaggio, della storia, eccetera. Se non vi piace, raga, gli altri video, probabilmente dove sparerò e quant'altro, li trovate comunque linkati in basso, sotto la dicitura gameplay. Allora, azione catodica fa parte Jess Pica, forse non me lo ricordo, perché Azione Catodica sia il mio gruppo, diciamo, che vedete anche il logo, il mio gruppo di streamer su cui sono iscritto su Twitch, però non conosco tutti. Tra l'altro, Azione Catodica fanno retro gaming, quindi si discosta totalmente da quello che andrò a fare oggi, perché è un gioco che 10 dicembre è uscito oggi, cioè è uscito mo, no, praticamente ho finito di scaricare l'ultimo aggiornamento. Se ci saranno problemi tecnici, rallentamenti e quant'altro, datemi modo di. Io ho regolato un po' le impostazioni, ma datemi modo che continuerò a regolarle. Dovrei andare, diciamo, dovrei essere a posto così. Non utilizzo ray tracing perché non ho una scheda video adatta per il ray tracing, ma non mi importa di vedere i riflessi del pene. Ciao Benji, benvenuto. Quanto pesa? L'ho già avviato, te lo dico dopo, dai. Dovrebbe essere sui 60 giga, però, se non ricordo male. 60-70 più o meno. Mi muto, godiamoci l'intro. Buongiorno Night City! Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30. 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti, perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Dal vostro stan è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Molto intro alla Kira, il finale alla Kira, ragazzi. Oh, ciao, vabbè! Ciao Carmine! Buonasera, buonasera! Godo come un riccio, godo come un Già la riccio. musica, raga. Tra l'altro io dovrei avere la colonna sonora, avendolo preordinato, anche solo digitale, però non ho ancora capito come diavolo si scarica. Volevo un attimo controllare una cosa. Allora, mira assistita, combattimenti corpo a corpo. No, la mira assistita, no, ma che stai di... No. Densità folla. Mettiamo medio, va, alta. Altezza da prospettiva in terza persona. Tutorial, sì, assolutamente. Salta dialoghi, solo battuta. Ok.
Salto continuo, no. Censura non ti dà, assolutamente no. Attiva analitica, ok. Non vogliamo censurare niente. Perfetto. Io ho giocato al cartaceo di Cyberpunk. Ma lo sai che me l'avevano, non so, linkato chi? Infatti mi sa proprio Benji. Allora facciamo una difficoltà normale, perché comunque primo avvio, buttarsi sul difficile subito. Allora, nomade. Ah, qua all'inizio mi pare che c'è un finale per ogni fazione che uno sceglie. Questo visto via da strada, Dio, se vuoi fare. Vita da strada, no. Corporativo. Diciamo così, ragazzi, ditemi voi chi devo scegliere, dai, come primo. Solo tre classi. Minchia, meno male. Quante cavolo di classi deve... Infatti, meno complicato. Già così, vedi, già ho il dubbio su chi cavolo scegliere. Come lo giocheresti tu? Non lo so. Io sarei tentato di fare il corporativo. Però vita da strada, vedi, ci sta la muscle car che... Però la vita da strada, per esempio, l'unica cosa che non mi convince, cioè c'è una cosa di allora c'è una cosa che mi convince e l'altra no, per ogni fazione, perciò ho il dubbio. Per esempio in questo caso pusher da 4 soldi non è una cosa che mi attira. In questo caso la cosa di vagare nelle band lens un po' potrebbe annoiarmi. E in questo caso credo la corporazione sia qualcosa di cattivo. Ciao bel buster. Ho scaricato i file e sono danneggiati. Come non riesci a installare? Hai scaricato i driver video? Vabbè, fai una verifica dei cache. Grazie per l'host. Si può fare la live Twitch giocando col cellulare? Non lo so. In teoria servirebbe se ci giochi da PC col BlueStacks. Ma no, raga, non so chi scegliere. Vedi? Perciò ho detto che sta live sarà noiosa. Guarda, vado ad occhio, scelgo vita da strada perché mi piace la muscle car che c'è sopra, perché so veramente chi sceglie. Io sono V. Io sono V. Il più chiaro di tutti, questo, perché sono chiarissimo, quindi... Pettinatura. Oh, questo è Diego proprio, questo Diego dovrebbe sceglierlo lui stasera, praticamente. Ma che cazzo, alcuni capelli sono veramente... Gli occhi del mio sono sonore che sto impazzendo.
Ma non ho capito, la versione GOG un sacco di persone stanno avendo problemi, eh. Già questo mi piace. Ne ho visti due per ora che mi piacciono. Ma si può... Ne ho visti due e cancello quello in precedenza. No, colore dei capelli dopo. Anzi no, aspetta. Però sai cosa? Non... I capelli... Non voglio farlo proprio identico a me. Anche perché il colore dei miei capelli non ci sta. In teoria sarebbe questo. Ah, eccolo, questo è il colore dei miei capelli, biondo, biondo così. Allora, ci sono, c'è questo. Questo che mi piaceva. Che sembro io quando avevo i capelli un po' più lunghi. E quell'altro che è l'ultimo che ho scelto. Non questo. Ma alcuni sono veramente ridicoli. Questo. Che carino questo avatar. Sicuramente più figo di me. Però sta pelle così boh, gialla. Non capisco perché. Il colore più chiaro era questo. La mia pelle è chiara, raga. Cioè il più chiaro è quello. Questo com'è? No, questo è già scuro, vedi? Questo va. E chi più tendente al rosa. Anche se rimane chiaro. Se giallo, sembra più tendente all'asiatico. Allora, occhi. Allora, 0,7. Un po' somigliano ai miei. Sono piccoli. 0,9 pure. Ma tutti sti cacchio di occhi asiatici, basta. Uno, sette e nove mi piacciono. Forse sette. Ma vabbè, resto sull'uno, eh. Mi piacciono gli uno. Più o meno, sì. Così, colore degli occhi. Allora, ma che cazzo è sti colori? Che? No, vabbè, puoi metterti pure gli occhi così. No, vabbè, ma così è successo però. Sembri un bimbo minchia. Tutti neri mi piacerebbero. Una cosa che mi piacerebbe avere l'occhio tutto nero. Questi? Gli occhi a cuoricino. Oddio, questo... Se non avesse la forma del cuoricino sarebbe stato tipo Terminator. Peccato per la forma a cuore. E puoi farti in game tu il creatore avanzato. Come? Allora, di questi il colore è quello che si avvicina ai miei... manco si vede il verde. Ma non si vede il colore degli occhi questi qua.
Oddio, forse con ray tracing sicuramente si vedrebbe meglio. No, però voglio gli occhi vistosi. Allora, questo? No, questo se avevano il pallino interno rosso pure era ottimo, sembravi Terminator. Mazzo, si sono persi. Non è mai stata voluta la cosa. No, questo era proprio Terminator, se non era sto cuore di merda. No, gli occhi a spirale non mi piace. Tutto nero mi piace. Vediamo sti colori stracrausi. Rosso, viola. Gli occhi viola esistono davvero, però sono rarissimi. Il mio colore non c'è. Cioè, se hai due verdi, questo non si vedono manco per il ca. Ma questo che c'ha? Gli occhi iniettati di sangue. Ah, sì, questi sono quelli iniettati di sangue. No, vabbè, iniettati di sangue no. Perché gli occhi iniettati di sangue? Chi è che si fa gli occhi? Vabbè, droga. Spero ti piaccia, Rob. No, ma credo dovrebbe piacermi. Vabbè, niente, raga. Mi voglio fare gli occhi strani. Perché il colore mio non si vede. Manco per il ca. Mi faccio gli occhi tutti neri. Questi mi sarebbero piaciuti troppo. Veramente peccato per la forma a cuore. Questi li avrei proprio adorati. Terminator. No, questi non hanno personalità. Questo è troppo scontato. Perché tutti quanti che fanno i demonazzi del ca. Il teschio è da bimbo minchia proprio. La ragnatela. La ragnatela non è male questo però. Non mi piacciono i ragni. Questo no. Sono. Va bene, tutti neri. Sono vuoto. Pure le sopracciglia. Vale. Come sono le mie sopracciglia? Così. Io. Oh, ciao. Beh. Si può. Si può. Importante no. Che siamo in silenzio nelle fasi di... No, vabbè, assolutamente sì. Ma le sopracciglia verdi. What? Io leggo solo. No, volevo vedere, volevo partecipare, insomma, alla cosa. Tutto qua. Sì, neri nerissimi. Fallo cattivissimo, sì, infatti lo sto facendo cattivo. Gli occhi no, così. Rosso. Gli occhi così sono proprio cattivi. Beh, questo è il colore delle più o meno le mie sopracciglia. Sì. Naso. Mamma mia. Avevo detto che sto gameplay era tutto così. Ma che schifo sto naso. Vuoi dire, chi si mette il naso 03? Fa veramente schifo. Io ho un naso piccolo. Sotto i nasoni. Ecco, questo è già un po' più piccolo. Questo. No, questo. Vedi che tu sei in ritardo. 08. Stai in 08. Ritardo? Sì, ma è 08. Sicuro. O 01, 08. Dovrebbe essere. Ah, io ci perdo le ore con le customizzazioni dei personaggi. 01 com'era? Non mi ricordo. Ma sono tutti enormi sti nasi, raga, ma che è? Ma infatti le customizzazioni lasciano un po' a desiderare, sinceramente. Allora, 01 mi piaciucchia. 08. Secondo me è 08. No, il mio naso somiglia un po' di più allo 07, però non proprio sta roba pronunciata così.
cioè, c'è piccolo, però non ha la punta così pronunciata. Ma non c'è la ruota dei nasi? Cioè la ghiriera o tutti i nasi? No, le griglie stanno solo con i colori. Non ho capito perché sta qua. Strozzata. Infatti. Che minchiata, potrei farlo molto meglio. Aspetta un secondo. No, il 01 è enorme, non è il mio naso, raga, di profilo. La boia, no, il 01 non è 08. Non è sicuro. Deciso 08. Bocca, ma che palle, bro, la bocca. No, che schifo! La 03, terribile. Guarda che io il naso quasi come 03. Cosa vorresti dire? No, raga, i nasoni sono... Come il naso 03, mo sono curioso. Come lei? Beh, 03 non è proprio grande. No, infatti non è grandissimo, devo dire. Io ce l'ho schiacciato, sembra un pugile, sembra. Bruttissimo. Allora, la mia bocca l'ho vista già più o meno nella 14. Vediamo se ci sta qualcosa di... No, ma che sto stimusi... Questa è roba 15, o 14 o 15. No, la mia è la 14. Però la 1, la 1 pure ci somiglia, sì. Sì, pure la 1. 14, 15. No. Metti 1. È la 14. La 14, fidati. Sicuro? Sì. Ci somigliano entrambe, però H1 deve prendere la decisione. Mascella. No, 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 non ho la mascella squadrata. Però... 0-1 già va bene, vediamo un po' come sono. Ti consiglio di chiudere Discord se stai tanto in ritardo, perché si mangia, okay. Si mangia la banda proprio Discord. Poi se no abbassa la risoluzione. No, vabbè, chiudo, dai. No, ma non te ne sto cacciando, io lo dico per te se ti dà fastidio. No, 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 ci in chat. No, 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 sì, mi dà un po' fastidio. Vabbè, non ti preoccupare, ci vediamo in chat. Però avevano annunciato la customizzazione come se fosse veramente che uno ci perdeva le ore. Però alla fine, oddio, questa un po' mi somiglia alla 7, vediamo. Sì, anche di profilo. No, vabbè, coi menti qua c'è stata verde proprio a destra. No, ma la 7 no, è troppo rotonda. Aspetta un attimo. Già la 8, sì. Ti dà la misura del seno dei capezzoli. Le donne puoi fare anche a seno nudo. Sì, lo so che puoi fare nudità. Ma veramente ti dà anche... Infatti non la vedo ancora, fammi vedere. Cyberware, non ho idea di cosa sia. Dopo vediamo. Denti, vedi, mi ricordavo, l'ho detto che c'era l'opzione dei denti. Trucco labbra, trucco guance, trucco imperfezioni, colore imperfezioni, unghie, capezzoli, tatuaggi. Aspetta un attimo, questa è pericolosa la cosa. Vedi? Perché dimensione pene non disponibile? Perché qualcuno mi può dire perché c'è la dimensione questa qua non disponibile? Perché, scusami? Orecchie. No, guardate queste orecchie, chi è che si mette queste qua?
Allora, le 19 somigliano alle mie orecchie. Vediamo. Vabbè, ho trovato solo le 19, quindi ce le metto praticamente direttamente, senza manco perderci tempo. Forse per lo streaming. Ma che ne sanno che sto in streaming? Io ero già pronto a tipo alt tab e mettere lo schermo nero nel momento di quello là, insomma. Tra l'altro nudità io ho messo, cioè ho messo permettile. La 2 mi metto, perché di solito è la barba che porto. Mi sarebbe piaciuto più quella punta che finiva con la punta, però poi c'ha il baffo diverso dal mio, perché io i baffi non li faccio così. Com'è stile della barba, scusami? Colore della barba, questo è facile. Più o meno così, non è arancione, tende un po' di più al rosso, però avvicina di più l'arancione che l'altro alla mia barba. Cyberware, non ho idea di cosa sia, quindi... Ah, ok. Le cose sugli occhi, ok. Belle queste. Mi piace. Anche quelle basi non sono male. Ci dice, non me ne piace neanche. Che figa la barba da vichingo. Tatuaggi viso, no vabbè, tatuaggi in fascia. Oddio, questo sì. Questo no. Insomma, questi sono scarabocchi, no? Questo è terribile. Dov'è? Perché non lo vedo? Ah, dietro. Ah, qua. Eh beh, dietro la testa già è diverso. C'è più figo da vedere. Ma che belli questi.
Peccato per la bocca sotto al collo, non mi piace neanche. Born to kill, terribile. Mi piace questo, a parte quella attorno agli occhi. Se non avessi avuto quella roba attorno agli occhi, avrei fatto assolutamente questo. Però vedo che non si può personalizzare il tatuaggio. Quello dietro alla testa pure mi piaceva, dov'è? Come trovi i canali con pochi iscritti? Devi sfogliare tutta la lista. Oppure metterli in ordine. Mi ricordo se si potevano mettere in ordine per visualizzazioni. Crescendo o decrescente. Questo mi piace molto, l'effetto che fa nel lato della testa. Però non mi piace la bocca sotto al collo. Ah, questo è figo proprio. Cioè, è cattivo come vorrei il personaggio, è cattivo questo. Però quella roba attorno agli occhi mi urta veramente. Non so decidere, voi quale scegliereste? Allora, questo sicuro no. Questo, insomma, su scarabocchi in faccia, non è che mi ha dato proprio a genere. Questo sicuro no. Questo manco si vede. Questo idem. Questo pure è carino, però il ragno dietro la testa manco mi gusta. Questo purtroppo lo devo scartare. Questo sicuro no. Buona, metto... Ma no, questo mi piaceva troppo. Questo con la bocca. Vabbè, vada per questo. Piercing. Allora, per me l'importante è che non ci sia roba sopra l'occhio, perché i piercing sopra l'occhio non mi piacciono manco per il ca. Ma è una cosa più sobria, cioè devi per forza accollarti tutta una serie di piercing. Beh, allora resto su quelli sopra le orecchie, che dopo.
Ok, si è ingrippato il gioco. Perché torna sempre su? Oh, raga, ma si è ingrippato. Raga, mi torna continuamente su. Ah, ecco perché non si vede dimensione bene, perché devi mettere i genitali, ok. Ma perché fa così, mo? C'è il PC che sta tirando un calore assurdo. Fammi vedere una cosa. Allora, il processore sta bene. La scheda video sta sui 73. Ah, non mi sembra tanto elevato 73. Fammi vedere qua. Ragazzi, non so perché continua ad andarmi sulla la cosa. Ma conferma. Amore. Niente, continua a salire. Ma c'è la Madonna. Ecco, mi hanno fatto pure bestemmiare. Grazie. Eccolo qua, il primo problema del gioco. Riavvia, sì, mo mi devo fare tutti i personaggi da capo. Bello sto gameplay. Ma muovo verso il basso, raga, perché? Angela, oh, Angela, oh, Angela. Ragazzi, adesso va verso il basso. No, si è fermato. Vabbè, mi fai giocare, che dici?
Bello, mentre ti stai a fare il personaggio ti dassi problemi. Comunque ce l'hai bug, io pensavo di che le persone stessero esagerando, ma se già all'inizio è così. Gli occhi avevo detto Juneo, l'uno andava bene. Ma la gente non mi deve contattare. State un attimo. Ok. Se vedete lampeggiare è perché ho aperto l'overlay, eh. Vedere sopracciglia, naso, quale avevamo detto? Ma non mi ricordo. 14 mi sembra. Oppure 8. 8, 8. Bocca. Mi ricordo. Mascella. Ah, mascella non mi ricordo. Zerotto naso, sì. Un'ora sei ancora nella creazione del naso. Ciao Babus. Ho dovuto riavviare il gioco. Lo stavo creando il personaggio, ma si è buggato. Ho dovuto riavviare il gioco. Calcolando che questo te lo porti dietro poi per tutto il gioco, eh. Quindi deve essere importante la scelta. Più o meno così, so, dai. Mo, a mascella non mi ricordo come l'avevo fatto. Le orecchie. Ce n'erano solo uno che avevo detto di orecchie buone per me. Vediamo se le ritrovo. Queste mi pare, 17. No, ma le uno pure so come le mie. Facciamo uno, sono le più piccole. Barba easy. Il colore era questo, l'arancione. Codici viso no, tatuaggi viso, quello non l'ero messo, quello della bocca, che numero era? Ah, questo però è troppo bello.
Oh, grazie Savi, buonasera. Andiamo bene, proprio bene, infatti. Piercing stavo scegliendo. Però i piercing non c'è sta una via di mezzo, sta cosa mi urta perché... Cioè, vedi, questo c'è quello sulla guancia che non mi piace, altrimenti l'avrei scelto. Questo è quello sugli occhi, li odio, altrimenti pure l'avrei scelto. Vabbè, niente, i piercing non ce li mettiamo. Colore piercing non ci interessa. Denti. Denti, raga, ma... Cioè, i denti uno mica li... i denti d'argento! Già una figata. Denti d'oro, schifo. Bronzo, schifo. Rossi. Che è? Ah, i denti d'argento! Piercing sui denti. Mettiamoci i denti d'argento, vai. Allora, però mi ricordo che la mascella era diversa. Sette più o meno come la mia, va. Allora, che ci manca più? Colore del piercing, denti, l'abbiamo detto, trucco occhi. No, vabbè, il trucco occhi è per le donne, raga, no, 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 no. Trucco labbra, vabbè, Marco, lo voglio vedere. Trucco guance. Trucco guance, fai vedere se ci sono le lentiggini. Ci sono, ma so poche. Andiamo nelle imperfezioni. Ma solo una l'imperfezione. Ma so pochissime le lentiggini. Sopra che c'ho la pelle screpolata. No, vabbè, fanculo. Unghie. Si fa unghie. Vabbè, unghie corte. Che... Colore delle unghie. Ma wow, pure il colore delle unghie. Cazzo serve il colore delle unghie? Wow, le fiamme. Figata. Figata subito sulle fiamme. Questo che colore è? Questo? No, le fiamme, le fiamme. Mi piace. Capezzoli, lol. Perché si allontana? Ah, beh, capezzoli sì, senza capezzoli no, è terribile. Si può vedere il peso? Non lo so. Non lo so. Tatuaggi corpo.
Fanno tutti schifo sti tatuaggi. Non me ne piace uno, raga. Questa è la new school. Non mi piace. Ma forse un po' questo. Guarda che lo smalto il colore delle unghie. Sì, sì, no, ma ho messo quello col fuoco, mi piace. Vabbè, raga, mi fanno tutti schifo sti tatuaggi. Che è proprio uguale a me, soprattutto io sto fisico qua c'ho, ragazzi. Vabbè, metto questo, è l'unico poco più carino, proprio perché non mi piace lasciarlo libero. Cicatrici corpo, che sarebbero? No, vabbè, cicatrici corpo non ci sta niente. Allora, per questa parte qua facciamo così, sperando di non buggare tutto. Infatti ho fatto bene a mettere lo schermo nero. No, vabbè, ma pure le dimensioni. Vabbè, sì. Ah, vabbè, le dimensioni sono 3, grande, piccolo e predefinito, che sarebbe quello, diciamo, medio. Ma pure lo stile dei peli pubici. No, dai, peli a cuoricino, ma che è sto schifo? No, cioè, veramente fanno schifo i peli pubici. Io l'avrei messi pure se proprio uno vuole fare la cosa reale, ma sono bruttissimi. Vabbè. Successivo. Punti disponibili, allora rimetto lo schermo quando esco dal quando esco da sta roba della personalizzazione, perché adesso sta nudo, non ha le mutande. Allora, capacità tecnica, freddezza. La freddezza sicuramente ce lo metto. Fisico. Pure. Uno e due. E uno, due, tre. Successivo. Guida di strada, dicono se vuoi capire la strada devi viverci. Ok, questo è quello che stava scritto nella. Non il peso del protagonista. Guarda le unghie con le fiamme. Un po' d'anestesia. Perché c'ho il naso rosso? Figlio di puttana. Tutto bene, hermano? Un bastardo voleva ripulirmi. L'ho sistemato. Chi? Qualcuno della zona. Credi che qualcuno di qui cercherebbe di rapinare me, Pepe? Sentivi, ho un problema. Stavolta è serio. Sembra che tu sia nei guai. Ti serve aiuto? Sapevo di poter contare su di te. Kirk, gli devo dei soldi.
Se non pago il Claudio va bene? Dice che mi spezza le gambe. E non scherza mai su queste cose. Ha contatti nel cartello. Hai chiesto soldi a Kirk? Ma se lo sanno anche i ratti a Haywood che è un cazzo di strozzino. Mio fratello è appena uscito di galera. Meritava un'accoglienza da eroe. Lo so, ho fatto una cazzata, V. Allora mi aiuterai, V? Parlerò con Kirk, ma mi devi un favore. Allora, prima volta Night City, sì. In seguito togliere un'attenzione per prendere pieno le meccaniche di base, cioè, altrimenti se hai già esperienza potresti attivare i suggerimenti. Non sia un momento durante il gioco c'è il tutorial per consultare gli argomenti più importanti. È un bravo ragazzo. Mi salvi la vita. È solo sulla cattiva strada. I demoni camminano con lui, gli mangiano l'anima. Ma gli dirò che ti dispiace e che volete fare pace. Ma... ancora scaricando, amico. Mm-hmm. Controllerò. Ci manca. Certo che hanno messo il retro gaming dentro a un gioco così. No, non è possibile. Ciao Armaki. Armaki. La musica di me, se voleva la musica di me. Questa che roba è? $5. Se può giocare. Sono stata in ospedale oggi. Avi ha qualche costola rotta, ma grazie a Dio il proiettile non ha preso organi vitali. Cos'è successo? Una caccia all'uomo della polizia. Inseguivano degli spacciatori. Allora se l'è cercata, eh? No, se ne stava lì e si faceva gli affari suoi. Quei porci dell'NCPD sparano. Ah, ma questo è un coso politico, ce n'è tutto. Non spaccia, non l'ha mai fatto. La pelle scura, ecco qual è la sua unica colpa. Ah, però sta musica se può sentire. Vediamo questo che vuoi. Ehi Kirk, voglio parlare. V, è voluto dal gioco. Dimmi, che cosa vuoi? Sì, infatti lo so. Lo so, Albert, lo so. Mi ha chiesto di parlarti. Che c'è? È troppo timido per portar migliaia di persona? Digli che non mordo. Non ancora. Quanto ti deve? Segreto professionale. Diciamo molto e chiudiamola qui. Uno strozzino con un'etica professionale. Troppo bello per essere vero. Beh, buon Natale e vaffanculo. Dagli un po' di tregua, ok? Ti pagherà. Ha solo bisogno di te. Ciao Natia, buonasera. Ti sembra un prete che gestisce un'opera di carità? Oh, me lo manda a fanculo questo. Se prendi in prestito degli eddi, devi restituirli. Con gli interessi. È cosa risaputa, cazzo. Stai dicendo che dovrei graziare una merdina che non rispetta i patti? No, lascialo tranquillo perché te lo chiedo io. Mi conosci, sono un uomo d'affari. Quindi devo sapere cosa ci guadagno.
No, in favore a questo non glielo voglio fare. Sai cosa, Kirk? A volte ho l'impressione che dimentichi che tu non sei di queste parti. Ogni tanto fai un giro a Haywood, certo. Ma abiti molto, molto lontano. Fai schifo. Dove vuoi arrivare? Voglio dire che probabilmente dovresti pensarci bene prima di far incazzare qualcuno della zona. Ok. Sono aperto ad alternative. Che cos'è? Da un'occhiata. Ah? Una bella auto a tutta pagina. Al momento ce ne sono solo quattro a Night City. La prima del direttore regionale della Rayfield. La seconda del sindaco Ryan. La terza di un servizio di autonoleggio. E la quarta? La quarta sarà del mio cliente, non appena l'avrai rubata per me. Non sono un ladro. E anche se volessi, non credo che rubare un'auto del genere sia alla mia. Oh, ciao Varmaki, buon appetito. Il bello è che un verginello di furti come te non deve neanche ideare un piano. Ci ho già pensato io. La cosa è semplice. Tu rubi una rifle per me, io considero Pepe a posto. Sono così gentile che ti darò persino qualcosa. Il mio amico Rick lavora in un parcheggio vicino all'Embers, il club frequentato dal possessore della Rayfield. È lì ogni venerdì sera, puntualissimo. Appena arrivi, le telecamere di sicurezza si spengono, il cancello si apre e la strada è sgombra. Devi solo prendere la Rayfield e andartene. Semplice. Chi è il proprietario? Un corporativo della Rasaka venuto da oltreoceano. Caga soldi da ogni poro. E il suo nome? Che ne so e che mi importa? È un'auto molto richiesta e io so dove procurarmela. E il tuo amico Rick? Mi fido come se fosse mio fratello. Andai a fare dei servizi, però poi Diego scaricò. Cioè, staccò subito, Nadia. Il piano fa acqua da tutte le parti. Ah, sì? In che senso? Stai cercando il classico pollo. Non voglio incastrarti, Vi. Dicono che lavori bene. Insieme potremo fare parecchi Eddie. Domanda. Comunque qua i soldi si chiamano Eddie, da come ho capito. Cosa dovrei fare? Ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo, come nei film? Kirk, auto come quella hanno sistemi di sicurezza. Ottimi sistemi. Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serrature e bypassa autorizzazioni identificative. Un passepartout per tutte le Rayfield in città. Sì, sì, vabbè, sì. Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose anche più strane sotto banco. Abbi un po' di fede. Sto facendo questo. Allora, siamo d'accordo? Caldo. E fa freddo. Vado un po' di fretta. Farai meglio a mantenere la parola, Kirk. Tranquillo, Vi. Questo lavoro riempirà le tasche anche a te, sai. Vai all'Embers, nel Glen. Rick ti aspetta nel garage. Andrete d'accordo. Sì, mi ricordo degli auguri. Vabbè, comunque sì, ci sono i punti abilità, e ho messo i primi quando c'era la schermata a voi nera, perché stava il personaggio nudo davanti. Tanto non cambia niente, per Alex, Ryan, sono tutti della stessa cricca. Ma non vincerà la cintura. Devi cazzare, quel cabrone è il migliore della sua categoria. La verrà eletto. Certo. E allora? Hernandez Smith. Che debiti? A Canon do. Posso pagare? Ciccione del cazzo. Ehi, Pucci, perché non vedo nessun cazzo di limone? Nemmeno un lime? Ci sono. Però tutta sta gente che parla mi dà fastidio. Hai una sigaretta? No, mi spiace. Nottataccia? Oh, non me ne parlare. Non ho soldi per l'affitto, per non parlare poi delle tasse scolastiche di mio figlio. Ci conosciamo? Non mi ricordo di te. Cristo, chiedevo solo una sigaretta.
cazzo fa questo? Io pensavo di no. Me ne sono andato proprio subito dopo al tanti auguri. Cioè, non è che me ne sono andato. Dovevo fare delle cose. Dio della cibernetica. Però Alberti. Però poi quando sono tornato l'ho trovato staccato a Diego. Ovviamente anche stasera non ci sarò. Bene. Guarda un po' chi c'è. Vì, quanto tempo. Non sapevo che fossi qui. Sebastian Ibarra, non sei cambiato per niente. Ormai nessuno mi chiama più così. Perché lui giocherà a questo. Se farà questo, io non ci sarò. Come sempre, Haywood non cambia mai niente. Ma parlami di te invece. E come mai tu? Adesso sì che mi sento a casa. Sono tornato da Atlanta qualche settimana fa. Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto. Com'era Est? Te lo racconto dopo. Adesso ho un po' da che fare. Che dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio. Marcus, andiamo. Oh, grazie, mi apri pure la porta. Dove sei diretto? Nel Glen. Lasciami pure all'Embers. Ingresso principale. Prendi la rampa sul resto. Ah, Cherry, ok. Dico dove fermarvi. Un film hai nuovo, sentito, insomma. Marcus? È andato bene il tuo ritorno a Night City? Sei già al lavoro? Sono passati 2 anni, ma non è cambiato molto. Conosci Haywood, radici profonde, annaffiate dal sangue. Ma parlami di te. Ho trovato qualche lavoretto quella, niente di grosso. Ma tiro avanti. Grazie per l'interessamento. Quindi Atlanta non era poi come ti aspettavi, eh? In realtà non avevo nessuna aspettativa. Beh, speravo che fosse... Oh, ciao Hardstyle! Mi sbagliavo. Forse sarà tutto di guadagnato. Merda. Ferma l'auto. Che succede? Affari. Sei armato? No, Fra, no. Me la dai una pistola, che dici? Sebastian Ibarra. È il mio giorno fortunato. Quanto cazzo sei brutto. Chiudere i conti. Una volta per tutte. Ho un'offerta per te, paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il Glen e affare fatto. Niente più notti insonni. Vedi quanto sono generoso? Beh, paparino, che... Vita da strada, Hardstyle. Voglio farti una controfferta. Voltati subito e risali in macchina senza fermarti. E? E tua madre che vive a Pajaro. Domattina si sveglierà sana e salva. Il signore è sempre vigile, cavron. Attento, padre. Non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena. Neanche tu, mezza sega. Marcus, vai. Atlanta ti ha rammollito. Che vuoi dire? Sai cosa intendo. Chi era quello? Nessuno d'importante. Tra una settimana non ci sarà più. E arriverà qualcun altro. Ti ha puntato un ferro addosso? Sì. E
pagherà. I regali, che bello. Mi sembrava la migliore. Io l'ho scelto perché c'aveva un'auto che io preferisco, una muscle car. Però non sapevo davvero chi scegliere. Ero tentato anche dalle altre. Qui va bene, scenderò di sotto. Tieni, prima di andartene. Il tuo numero? Magari ti è utile. Forse potremmo tornare a fare affari insieme. Tornare a 2 anni fa. Grazie, padre. Devo andare. E il Signore sia con te. Ah, ma questo è un prete. Figo. Non si... Perché non scendere normalmente? Vabbè. Dove c'è Nissander? Non credo di aver avuto il piacere. Oh cazzo. Situazione. Ah, sono nipotini. Sto per parlare. Io avevo pensato, avevo capito anche i figli. È un tipo affidabile, vedrai. È come un fratello per me. Sì, me l'hai detto. Io lo tengo ad alto, non ho voluto mettere a ultra proprio per non strafare. Però vabbè, si vede benissimo pure a me. Ma questa è una Ferrari vecchio stile, però. Sei Rick? Sì. Lavori per Kirk? Sì. Le telecamere sono spente. Hai 20 minuti. Trova la Rayfield. Kirk, vedo l'auto. Ora tocca a te, ragazzo. Buona fortuna. Proviamo questa meraviglia tecnologica. Che uomo di poca fede. Cristo, siamo ricchi. Ora mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Ti dirò dove andare. Ok. Sembra che sarà un gioco da ragazzi. No, anch'io. No, io l'ho abbassato. A me pure aveva messo tutto ad ultra. Scendi dalla cazzo di auto. Merda! Guidi bene. Ora scendi. Che fai? Ma che cazzo? Mani in vista! Siete in arresto! Restate dove siete! Mani bene in vista! Non fate scherzi! A terra, pezzi di merda! Subito! Jackie Wells, il mio vecchio amico di quartiere. Vedo che gli anni non ti hanno reso più saggio. Ehi! Detective Stintz! Ne è passato di tempo! Ispettore Stintz. Ah, stessa roba. A proposito, anche la tua faccia mi è familiare. Forza, sputa il rospo, sto aspettando! Sì? La tua non mi dice nulla. È partito per Atlanta, in cerca della felicità. Pare che tu non l'abbia trovata. Ho sempre bella singuadratura, però, eh. La city di Haywood nasceste qui, viveste qui e moriste qui. A quanto pare avevo ragione. Ti hanno mangiato la lingua? Basta chiacchiere, che si fa ora? Se uno viene beccato, finisci al fresco. Che pensavi? E dai, Stitz! Non puoi far finta di niente.
Se ci arresti non faremo un cazzo fino al processo. E poi? Alla peggio, ci daranno qualche mese. Merda, oggigiorno la galera è strapiena, quindi ci cacceranno prima del previsto. Sono questi i ladri. Cazzo, è arrivato. Per strada qualsiasi. Li ho arrestati, signor Fushioka. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Non ho tempo per testimoniare o collaborare alle indagini. Cosa? Dovremmo lasciarli andare, signore. Dico soltanto che dovreste gettarli in mare. Ammanettati e con le gambe spezzate in modo che non tornino a galla. Quanto è successo? Tu morirai, Fushioka del merda. Cazzo. Giornata di merda. È più complesso nel cartaceo. Perché non sono in acqua? In mare? Sinceramente, per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. Nah, Stinz non lo farebbe mai. Sei sicuro? Mm-hmm. È nato e cresciuto Haywood come noi. Odia i corporativi quanto te. Ha fatto solo quello che doveva. Tutto qui. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. Nah, è stata colpa mia. Aspetta, perché? Gli sbirri non sono usciti dal nulla. Il mio giocattolo deve aver fatto scattare l'allarme. Beh, forse è il volere di Dio. Poliziotti corrotti che odio. Jackie Wells. No, ma non è corrotto. V. Non hai capito perché mi ha lasciato. Ti conosco. Ti ho visto al Coyote. Aspetta. Wells? Come Mama Wells? Mi pareva di ricordare quel nome. Sì, è mia madre. Il Coyote è la sua bettola. Strano che non ci siamo mai incontrati. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto, da Kirk. Lavori con quel topo di fogna? Pepe gli doveva dei soldi e non poteva pagare, così l'ho aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono? Ha l'appoggio del cartello. Del cartello? No, no, ascolta. Conosco gente del cartello e ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare di Kirk. Quel bastardo deve imparare che non si frega la gente di Haywood. Forza, andiamo a mangiare un boccone. Ah, così? Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei uno a posto. Nessuno si è fatto male, no? Nessunissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi. C'è una certa chimica, sai? Forza, sto morendo di fame. Ok, e cibo sia. Andiamo. Salve Night City! C'è Stanley qui con voi! Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Oh, amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno! Metà, se tutto va bene! E perché questa gente viene a NC? Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. Almeno così dicono. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero. Mi piacciono i giocattolini. Per fortuna non importa. Buonasera, signora Calla. Buonasera. Importa solo il modo in cui arrivi a Night City. E
che è sta maglietta del merda? Vabbè, dai, direi di chiudere qua il gameplay introduttivo. Ah no, pensavo che fosse nel mio appartamento. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, che sono un genio. Per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Militech. Jack, parliamo di tecnologia militare riservata. Dove l'hai preso? Da T-Bug. La nostra amica ha fatto qualche piccola modifica. Perché crede di essere migliore di loro? Ah, dice che non era adatto al suo stile. Capirai quando lo vedi. Certo, perché no? Iniziamo con l'addestramento base di combattimento. Questa sessione sarà registrata e valutata. Questo corso è studiato per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Perché alla Militech? La criptazione Militech è una vera merda. Ma i discorsetti motivanti ce li hanno proprio nel sangue. Ora, in posizione, verme! Muoversi, muoversi, muoversi! Poi sono fatti bene. Wow, questa è disegnata proprio bene. Passiamo a un programma tattico. Ciao Natia, buonasera. Sai, tanto per riscaldarsi. Sì, sapevo che l'avresti trovato facile. Che dici, aumentiamo un po' la difficoltà? Non male. Ma è più realistico se il... Non stare lì impalato, cercherò... Ti hanno colpito. Usa un reanimator per rimetterti in sesto. Ma è proprio come The Outer Worlds. Va all'area d'addestramento appena... Oh, guarda. Stavolta si è portato dietro i suoi ciuffi. Sai cosa fare? Ottimo lavoro, Ben. Sali sulla piattaforma e andiamo avanti. Il prossimo corso è quello di hacking. Sì, ci sono i medikit, sì. In questo modulo imparerai ad applicare strumenti tecnologici a hackerà quello schermo per distrarre la guardia. KO! C'eri quasi. Ancora. Che devo fare? Ah,
Hackera quello schermo per... trarre la guardia. Sto premendo la H per l'aiuto, ma... Ah, io forse sì, credo di aver capito. Tutto stile, niente sostanza. Bene, ora eliminalo in silenzio. Bene, è tutto tuo. Toglilo di mezzo. Non conviene lasciare tracce del proprio passaggio. Specie se parliamo di cadaveri. Raccogli il corpo e nascondilo. Ok, ne bisogno dell'immondizia proprio. Ok, ora prova a eliminarlo con stile. Pronto ad hackerare qualche idiota in tempo reale? Divertiti. La cosa degli hacking mi sta veramente sulle balls, comunque. Ora, fa esplodere la granata. Mica lentissimo. Quanto dura il tutorial? Non ne ho la più pallida idea. No, vabbè, l'hacking mi sta veramente causando noia. Credo che sarà un'abilità che userò pochissimo questa. Volevo finirlo e andare a cenare e poi continuare il gioco dopo cena. Nel prossimo gameplay, qualora stessi vedendo questo video da YouTube. A me piace un sacco, puoi fare diversivi. No, a me mi annoia. Lo sai che preferisco più l'incontro faccia a faccia. Quindi stai 3 ore qua per fare una violazione.
Dai. Il cervello e seguire gli ordini, proprio come nella Militech. Niente male, l'algoritmo della Militech ti ha messo alla prova per bene. Ho altri moduli se vuoi migliorare qualche abilità, altrimenti vai pure. Ma ricorda, la strada non ti darà consigli né seconde occasioni. Bene. Per prima cosa, vediamo come te la cavi con la furtività. Che devo fare? Cerca riparo, presto. Bene, bene. Ora muoviti lentamente verso l'uscita. Non farti vedere. Hai visto una BD sui ninja? Ecco, così. Ottimo, ben fatto. Raggiungi la prossima area. Ora la stessa cosa, ma con la telecamera. Ottimo lavoro. Bene, e ora finiamo con un po' di tecniche di combattimento avanzate. Poi potremo chiudere la sessione. Okay, facciamocele tutte e basta. È tempo di un po' di combattimento ravvicinato. Stendilo. Ma fa attenzione. Sembra tosto. Forza, puoi farcela. Ok, direi che ci siamo. Ora troviamo qualcuno più vicino alla tua classe di peso.
Passiamo la difficoltà da facile a normale. Il prossimo idiota saprà parare i tuoi attacchi. La parte noiosa. Parare i colpi invece di sferrarli. È schiettato bene. Para due attacchi potenti. E attacca, stronzo. L'idiota si sbilancia ogni volta che attacca. Approfittane. Avanza e sferra un contrattacco. Ok, finish him. No, senza una sola H, Benji. Che idiota. Mi piace. V, voglio vedere quel coglione colpire l'aria. Non farti prendere. Oh, finalmente lo posso padroneggiare. Finish him. Mio giovane apprendista. Non ho più nulla. Passiamo alle armi corpo a corpo. Prendi una spada. Fammi vedere cosa hai imparato. Bene, hai già capito come funziona, direi. Sali sulla piattaforma. Buona fortuna, Bea. Ce l'abbiamo fatta. Allora, niente male, eh? E ora possiamo tornare agli affari. Wakako ti ha dato dei consigli per questo lavoro. Non sono tua madre? Fa quello per cui ti pago. Non è difficile. Vero GDR, ma... sì. Diamoci da fare. Ok, ora scendo dall'auto e salvo, raga. E poi continuiamo dopo, dai. E concludiamo la parte conclusiva. Cioè la parte iniziale. Allora, salva qui. Partita salvata. Ci vediamo. Chi è in live adesso qui con me? Al mio ritorno, chi è invece su YouTube a guardare questo gameplay, al prossimo gameplay, linkato in basso insieme ai social e quant'altro, passate che mi fa piacere. Comunque l'ansia te la fa venire il gioco. No, che ansia, mi sta piacendo sicuramente più di Outer Worlds. Vedi, per esempio, quello che dicevo anche mentre gioco Outer Worlds, a me i GDR in godo questo stile godo come un riccio. In questo stile mi piacciono i GDR perché sono comunque reattivi. Non è come The Outer Worlds che ho passato tempo proprio
lungo a non fare nulla, a parlare e basta. Cosa che puoi fare anche in Cyberpunk, eh? Io ho letto che si può concludere il gioco senza ammazzare nessuno. Però ci sta un po' di movimento, ecco. Dai, al prossimo gameplay. Call.